Il Città di Teramo dilaga a capistrello. Dopo i 6 gol allo Spoltore, altre 6 reti messe a segno dai biancorossi. 6-0 il finale al Comunale per il Diavolo, che complice il pareggio del Giulianova contro il Celano, porta a 3 le lunghezze di vantaggio in classifica sui giallorossi. Teramo senza l'ultimo arrivato Nicola Vanzan, perché con il malfunzionamento dei portali della LND non si è completato in tempo il trasferimento dell'ex Campobasso. Per il resto biancorossi con la formazione attesa e con la difesa orfana di Pepe, che tornerà a gennaio dopo operazione ad una mano. Teramo che passa alla prima occasione della gara. Cutilli al 17° lavora bene sulla destra, vede l'arrivo di D'Egidio verso il centro dell'area e serve l'assist con il 10 del Diavolo, che non sbaglia, portando avanti il Teramo per la 14esima marcatura in campionato di D'Egidio. Il capistrello risponde al 25esimo con un tiro dalla distanza di Edoardo De Meis, che trova Negro pronto ad opporsi. Il Diavolo continua a rendersi pericoloso a caccia del raddoppio. Dos Santos e D'Egidio costruiscono altre 2 occasioni ed il centravanti brasiliano al 34esimo va vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa dalla battuta di un angolo che si spegne al lato. Ancora Teramo con Ferraioli da calcio di punizione al 36esimo, con Brassetti ad allontanare, estremo difensore che si supera qualche istante dopo su una deviazione volante di Cipolletti. Il capistrello si salva così in qualche modo. Il gol è però nell'aria, ci pensa Touré a mettersi in proprio al 38esimo ed infilare Brassetti per il 2-0 del Diavolo. Teramo che non si ferma, che costruisce ancora occasioni. Quella di Esposito, ispirata da D'Egidio, vede la palla stamparsi sulla traversa e poi non oltrepassare la linea secondo la terna. Dos Santos si fionda di testa sulla ribattuta, ma trova Brassetti a evitare il tris. Il primo tempo si chiude con la chance che passa dai piedi di San Severino, che al 44esimo va alla conclusione che termina a fil di palo, e con quella di Gutu, che in pieno recupero, dagli sviluppi di un calcio di punizione, trova la traversa. Secondo tempo che ha nel terzo gol del Teramo il primo episodio da segnalare. Il capistrello prova a premere a inizio ripresa, ma è Touré a trovare dalla distanza col mancino la doppietta e tris del Diavolo al 20esimo con Brassetti che nulla può. Teramo che al 25esimo vorrebbe un calcio di rigore con D'Egidio, che finisce a terra, non è però dello stesso avviso il direttore di gara. Partita che non ha più nulla da dire, perché il Diavolo poi dilaga. Prima di lasciare il campo a Santi Rocco, D'Egidio serve l'assist a Rey, entrato al posto di Touré, per il 4-0 a favore della formazione di Pomante. Poco dopo, al 35esimo, c'è gloria proprio per Santi Rocco, al secondo centro in 2 gare giocate dall'attaccante appena arrivato. Anche Dos Santos lascia la sua firma sul match in ripartenza con un raso terra che stampa il 6-0 del Teramo sul capistrello. Sabato prossimo il Diavolo impegnato per l'ultima di andata al Bonolis contro il Cupello. Non ci sarà Ferraioli, ammonito a capistrello e tra i diffidati. Mister, una gara senza storia e comunque la capacità del Teramo di andare sempre alla ricerca del gol senza mai accontentarsi per chiudere la partita. No, questa è una caratteristica che ha questa squadra, è una cosa che richiedo io, e noi non ci dobbiamo accontentare mai. E vittoria dopo vittoria e gol dopo gol, questa squadra deve cercare sempre di andare in avanti, lo sta facendo bene, oggi è partita alla grande. Ripeto, oggi non era facile, del risultato può nascondere, sai, la vera, non dico forza, però la vera qualità del capistrello, che in casa ha messo in difficoltà tante squadre. Invece noi oggi siamo partiti alla grande, consapevoli della nostra forza, è venuto fuori un bel risultato. Giulianova è a 3 punti di distanza. Sì, è normale che siamo felici, inutile nasconderlo, però come ho detto prima dobbiamo pensare a noi stessi. Non ci dobbiamo accontentare, il campionato questo è lunghissimo, io l'ho detto tante volte, questo sarà un campionato che si deciderà le ultime giornate. Un passo falso può avere Giulianova, lo possiamo avere noi, però adesso noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare alla partita di sabato col Cupello, che sarà una partita difficilissima. Dobbiamo pensare a finire bene il giorno d'andata e dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi, non dobbiamo pensare alle altre. Bisogna fare i complimenti al Teramo, che sono la signora squadra, veramente la squadra più forte che ho visto fino adesso, almeno da quando c'è la mia gestione, e per noi era fuori categoria. L'abbiamo anche impattata bene la gara, finché non abbiamo fatto un errorino ci hanno subito puniti. Loro, bisogna solo che fare i complimenti al Teramo. Dal canto mio voglio dire che i miei ragazzi sono innocenti, la responsabilità della sconfitta è tutta mia e me ne assumo pienamente le responsabilità, perché potevo contenere un po' di più il risultato magari, però io devo guardare il futuro, io devo fare un altro campionato, la mia squadra deve fare un altro campionato, la società del Capistrello che milita da 12 anni in questa
questa categoria deve fare un altro campionato. Noi da martedì iniziamo a lavorare come abbiamo sempre fatto sotto la mia gestione. Sotto la mia gestione abbiamo fatto ottime partite, ottimi punti. Dobbiamo migliorare qualcosina sicuramente, soprattutto a livello offensivo. Con la società adesso ci parliamo attentamente, dobbiamo intervenire sicuramente con qualche elemento, perché come sono rinforzati gli altri avversari ci dovremmo rinforzare noi. Noi abbiamo bisogno di prendere una prima punta di spessore, non qualunque.